Temptation Island, Temptation Island non delude, e la puntata di esordio fa il boom di ascolti. Oltre 375.100 telespettatori con uno share 21,24% hanno guardato il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La coppia Oronzo, Valentina è quella che è entrata da subito nel cuore del pubblico sociale anche se è subito scoppiata al primo falò di confronto. Dall'inizio di puntata, e per tutta la durata, l'hashtag di Isis Temptation Island è rimasto nei trending topic. Su RAI 1 la quarta puntata della fiction in prima visione Tutto può succedere 3 ha conquistato 3.132.000 spettatori pari al 15,4% di share. Temptation Island, il caso di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. La prima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì sera su Canale 5 ha avuto un protagonista indiscusso. Oronzo Carinola, fidanzato con Valentina De Biasi da 11 anni, ha mostrato sin da subito la sua voglia di distrarsi con le corteggiatrici. Ha sottolineato più volte la sua malattia per le donne, atteggiamento che gli si è ritorto contro quando Valentina ha deciso di ripagarlo con la stessa moneta. La De Biasi ha organizzato, in accordo con la produzione, una finta uscita con il singolo Giuseppe Pier per farlo ingelosire. Operazione riuscita perché Oronzo ha cercato subito il falò di confronto in cui Valentina ha deciso di tornare a casa da sola. I social non hanno perdonato l'atteggiamento del playboy, criticandolo in tutti i modi. Anche VIP con Francesco Facchinetti e Simona Ventura hanno protestato contro le sue frasi. La risposta di Oronzo su Instagram. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è registrato. Oronzo ieri ha guardato la trasmissione ed ha deciso di rispondere con una storia su Instagram alle accuse. Paradossalmente la gente che crede di sapere sempre tutto è proprio quella che non capisce mai un circa. Cosa avrà voluto dire? Intanto cresce l'attesa per la seconda puntata, dopo che nell'anteprima abbiamo visto Oronzo chiedere in lacrime un nuovo confronto con Valentina.